Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, ma soprattutto bentornati in questo format che avevamo iniziato prima del coronavirus, praticamente fine febbraio, inizio marzo. Format che consisteva e consiste tuttora nell'andare in live commentando in radio cronaca assieme a voi le partite più interessanti del weekend o della settimana, Serie A, Champions League, Bundesliga come in questo caso, e poi ovviamente caricare il giorno dopo il riassunto, gli highlights sul canale per rigustarci un po' quel che era accaduto e le nostre emozioni, soprattutto come abbiamo vissuto la partita. Bene, siamo stati fermi per mesi chiaramente per questa delicatissima situazione, magari qualcuno di voi neanche se la ricorda questa serie perché è un nuovo iscritto, però visto che il calcio sta tornando e sarà un'estate ricca di calcio, io personalmente sono contentissimo all'idea, sta tornando soprattutto, è già tornata la Bundesliga e qualche giorno fa, come ben sapete, si è giocato uno scontro al vertice, il Klassiker, Dortmund contro Bayern Monaco, decisiva per il titolo. Ora, magari non tutti sanno come è andata a finire, cioè sì in realtà perché c'è il titolo e avete letto il titolo, e comunque sia, sapete come è andata a finire ma magari non tutti avete visto la live, quindi ho deciso di ricaricarvi, secondo tentativo perché il primo me l'hanno bloccato per copyright, il riassunto, gli highlights, che magari qualcuno ha già visto ieri ma nel caso mi auguro che vogliate rigustarveli, altrimenti se non avete visto il video di ieri, gustatevi questo qui. Vi lascio ricordandovi che sabato alle ore 14 ci sarà il finale di stagione della carriera con la Roma, da non perdere. Mi raccomando, attivate le sveglie e tutto quanto. Detto questo però, vi lascio al video. Never give up, un bacione e alla prossima! Che bellezza! Che bellezza Kimmich! E allora forse le speranze del Dortmund finiscono qui, con la concentrazione e i sogni di gloria di Flick. Tutto da solo! Paolo Dybala ha fatto un gol! Che entra in area! Destro a giro! Meraviglioso! Ciao ragazzuoli, ciao a tutti. Allora, buonasera, ho provato rispetto all'ultima volta che ci siamo visti a migliorare la qualità, pensate che mi sono comprato una facecam, però poi una volta mi sono comprato la facecam non si vedeva, cioè nel senso adesso non è partita, non ero più abituato ad andare in live, ammetto che mi è mancato, ma tanto proprio. Intanto vi presento le formazioni, ma le state vedendo, il Dortmund scende in campo con il consueto 3-4-2-1 praticamente, con Burki in porta, poi la difesa 3 con Akanji ed Hummels. Questo sarà interessante capire chi dei due giocherà al centro perché si interscambiano spesso, e poi Piszczek sul versante di destra, sempre per quanto riguarda i tre difensori. Centrocampo folto, centrocampo con Dahoud che era la certezza, poi il ballottaggio, quello tra Delaney e Emre Can, lo ha vinto il primo, il numero 6, che dunque scende in campo da titolare. Sulle corsie li vedete, uno è Hakimi in prestito dal Real Madrid, l'altro è Guerreiro, sono i due goleador, e questa è la cosa impressionante. Brandt e Sancho alle spalle di Erling Haaland. Fascia di capitano per quanto riguarda il Dortmund, che va sul braccio di Piszczek, perché Royce tornerà forse il 10 giugno dall'infortunio, non si sa, insomma, dal punto di vista fisico ha sempre lasciato purtroppo abbastanza a desiderare. Comunque è cominciata Dortmund-Bayern. Vi dicevo delle formazioni, un Bayern che risponde con il 4-2-3-1, ma attenzione ad Haaland subito con il sinistro e salvataggio sulla linea da parte di Jerome Boateng, pressione altissima da parte degli uomini in maglia gialla, degli uomini di casa, di Favre, che sono partiti in quinta. Detto questo, la partita con la tua telecronaca è qualcosa di pazzesco. Ti ringrazio Samu, stasera ci si diverte, dice Nicola. Speriamo bene perché siamo ancora 0-0. La situazione è di quelle importanti e vedremo che cosa succederà in questo match. Ripeto, Borussia che è partito meglio, Borussia che sta ancora attaccando in area con Brandt che vuole calciare in porta Neuer, in due tempi a dir di no al talento di Brandt, che è uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo e del panorama Dortmund. Sicuramente il migliore in campo nella scorsa gara del Dortmund in casa del Wolfsburg, vinta 2-0 grazie ai gol di Guerreiro e Hakimi, ma Julian Brandt che in stagione può vantare 5 assist, 3 gol, soprattutto 26 presenze. E la partenza lascia molta più serenità agli uomini di Favre rispetto che al Bayern Monaco, che è però già dalla parte opposta con una conclusione di Lewandowski e si distende però senza problemi Roman Burki, che dice di no, primo tiro in porta da parte del Bayern Monaco. Alaba porta a spasso il pallone, poi lo apre in zona Davis, altissimo il talentino in maglia 19.
Haaland addirittura a chiudere su di lui e siamo al limite dell'area del Dortmund. Davis è passato in mezzo a tutti, sempre Davis che poi finisce a terra. C'è soltanto rimessa dal fondo, si è lasciato forse andare alla fine, ma Davis è un giocatore pazzesco. Qui salta Haaland, Delaney, Piszczek, salta anche Hakimi e poi Hummels con la spalla lo mette per terra in modo legale secondo l'arbitro e anche secondo me. Poi si addormenta Delaney, pallone ancora in zona Gnabry, vuole inventare uno contro uno con il 6 che riesce a chiudere in qualche modo, poi torna ad aiutare anche Piszczek, ma se la riprende Gnabry stile Davis, un carro armato. Poi Goretzka dentro, triangola con un giocatore avversario, cerca un tiro cross che termina sul fondo, sarà ancora rimessa. Adesso il Bayern fa paura e rischia di segnare un gol che, come dicevate voi nei commenti poco fa, sarebbe di una pesantezza incredibile. C'è Davis a raccogliere, tocco centrale, poi ancora Davis, cerca un'idea il talento in maglia 19, palla che sbuca buona per Kimmich, poi traccia interna, ancora Kimmich che vuole arrivare in zona tiro, cerca il pallonetto! Mamma mia, che gol di Kimmich che sblocca il classiker nel modo più poetico, con un cucchiaio alla Francesco Totti. Bayern 1, Borussia 0 al minuto 43. Che gol del centrocampista in maglia 32. Che bellezza, che bellezza Kimmich. Un gol meraviglioso. Qual è il senso di fare la reaction alla partita senza far vedere la partita? Francesco, non è una reaction, fenomeno, complimenti. È una cronaca della partita, che è completamente diverso. È una cosa utile, a differenza delle reaction. Detto questo, Brandt è uscito, ok, bene, e quindi non sono d'accordo. Fatemi sapere voi, perché io onestamente avrei tolto Hazard, che mi sembrava non in partita, o comunque ci provava, ma non riusciva a dar molto. Brandt magari ha fatto qualche errore, però è un giocatore, secondo me, sicuramente più in palla in questo momento e con caratteristiche diverse da quelle di Sancho e di Hazard, quindi poteva comunque rimanere in campo secondo me. Intanto Haaland controlla male il pallone, lui è un altro che non ha fatto benissimo nel primo tempo, perché adesso c'è Sancho che vuole creare e ricomincia da Emre Can, cross dalla parte opposta, illuminante per Guerreiro, in area, anzi Hazard al centro per Haaland col sinistro, chance enorme per il Borussia Dortmund, ma pallone largo e squillo, il primo dopo un'ora di Erling Haaland. Credo anche leggera deviazione sul suo mancino, vediamo un po'. Sì, deviazione che è di mano. È di mano da parte di Jerome Boateng. Era rigore, ragazzi. Boateng a terra apre un pochino il braccio, che sicuramente non è così. È così, va bene. Però fa volume rispetto al corpo. E questo è un dato di fatto. Braccio qui, corpo qua, ok? Braccio, corpo. Volume, deviazione, calcio d'angolo. Il sinistro di Haaland va in porta. Quindi non solo è danno procurato all'avversario, ma è calcio di rigore. E intanto occhio, perché qui c'è spazio in area per il Dortmund con il pallone al centro, controllato male, poi in qualche modo ancora Hazard, sponda a Daoud, vuole il sinistro, Neuer! Che parata di Neuer, non è finita! Palla ancora buona per Can, all'interno dell'area lotta, ma il gioco è fermo. Daoud, stavolta sì, ha spaventato Neuer. E allora attenzione, perché ci sono ancora 9 minuti di classiker, 9 minuti di spettacolo a Dortmund. A cercare Müller che ci mette la testa, poi Gnabry da Lewandowski che vuole salire, arriva in zona tiro, vuole il sinistro sul palo e poi Gnabry sul fondo. Che occasione per il Bayern, match point con l'ex che si era visto poco a centimetri dal 17° gol da ex al Borussia Dortmund, a centimetri dal gol del KO che non arriva e quindi il Borussia è ancora vivo. 3 minuti confermati adesso. E quindi si gioca fino al 93°, per chi stesse guardando esclusivamente la mia live e il mio cronometro, fino al 48°, in quest'ultimo scampolo del Classiker, con un 1-0 pesantissimo per il momento, un 1-0 che regalerebbe praticamente il titolo alla Bayern, ma occhio qui a Lewandowski in area, sbilanciato, rimessa dal fondo, ma comunque attenzione, perché adesso il direttore di gara da Stiller va a dire qualcosa a Flick, che si sta lamentando per il contatto su Lewandowski. Effettivamente a me quello sembra più rigore che no, però poi è anche vero che insomma il Bayern può stare tranquillamente in silenzio, visto che
È stato negato un rigore grosso come una casa, secondo me, alla Borussia Dortmund. E adesso è pressione alta del Dortmund con il suggerimento per Witzel, che sta facendo il centravanti. Poi ancora chance per Guerreiro. Il cross è un passaggio a Manuel Neuer, che abbraccia il pallone. E allora forse le speranze del Dortmund finiscono qui, con la concentrazione, i sogni di gloria di Flick, con il rinvio lungo di Manuel Neuer, con la concentrazione che è tutta sul direttore di gara Stiller, che però lascia ancora correre, e quindi c'è campo proprio per la corsa di Perisic. A 3.22 di recupero si ferma però Perisic, poi cerca una traccia interna per Müller, che è passato, ancora Perisic in area, fa tutto da solo e calcia su Hummels. Adesso però il tempo è finito, fischia tre volte Stiller, esulta Kimmich come se avesse vinto lo scudetto, perché oggi un pezzo di titolo, un pezzo grande di Bundesliga va a casa del Bayern Monaco, in casa del Borussia Dortmund. Vincono i bavaresi 1-0 con il pallonetto di un grandissimo Joshua Kimmich. Comunque, allora, prima di salutarci chi ha giocato meglio o peggio, allora io direi che il Bayern l'ha abbastanza incartata al Dortmund, per esperienza soprattutto in queste gare decisive, perché il Borussia ha giocato meglio nel primo tempo, ha avuto fame senza però avere cinismo. Poi il Bayern ha trovato il gol con cinismo, e poi la ripresa è stata di stampo Bayern per gran parte del tempo. Il Dortmund è uscito nel finale senza però poter impensierire in modo importante la porta di Neuer.